Ciao, sono Sabine Geier e insieme a mio fratello Peter e mio papà Manfred mi occupo della gestione dell'attività di famiglia. La Subculture nasce nel 1985 in Calabria, inizialmente per la produzione di piante madri di pelargonium. Successivamente, col trasferimento in Puglia nell'attuale posizione, abbiamo iniziato con la produzione di piante in vaso ornamentali sia da fiore che aromatiche. Produciamo circa 3 milioni di piante con uno sguardo sempre attento verso le problematiche ambientali e l'innovazione tecnologica. Dovendo gestire diverse fasi produttive in un unico ambiente di lavoro e diverse tipologie di piante, era necessaria una soluzione studiata ad hoc. L'impianto pensato per Subculture inizia con un decompattatore di balloni di substrato che carica e gestisce in modo automatico la tramoggia dell'invasatrice a valle. L'invasatrice disimpila mediante distributore tremovimento i vasi. Segue la stazione di riempimento a impronta. Il vaso prosegue sul nastro dove uno o più operatori effettuano il trapianto manuale. I vasi proseguono sotto il bagnatore, dotato di sensori di presenza, e una volta sul tavolo di accumulo, un muletto dotato di forca dedicata li posiziona in serra. La seconda parte dell'impianto è stata pensata per permettere due diverse fasi di lavorazione. I vasi vengono posizionati sul tavolo dotato di sistema barre, che li separa in file omogenee per poi proseguire verso la fase di cimatura. Passano poi nel sistema di soffiaggio per la rimozione di scarti di lavorazione e successivamente nella fase di disinfezione. L'impianto ci ha permesso di migliorare i flussi di lavoro sfruttando l'elevata meccanizzazione e garantendo allo stesso tempo gli alti standard produttivi e qualitativi richiesti dal mercato florovivaistico. Inoltre ci permette di ridurre i tempi di produzione, ma allo stesso tempo di garantire delle condizioni ottimali ai nostri collaboratori, riducendo al minimo il rischio di incidenti.